Sono 7 le vittime pratesi del Covid sul totale di 32 conteggiate nell'odierno bollettino della regione che fa il punto sulla pandemia. Per l'area pratese quindi un'altra pagina nerissima che fa salire a 418 il numero di decessi in provincia da inizio emergenza. E seppure in calo rispetto a ieri, resta molto alto anche il numero di nuovi contagi, che sono stati 158, numeri che confermano Prato come la provincia italiana con la più alta incidenza di casi ogni 100.000 abitanti. Tra le ultime vittime pratesi ci sono due uomini di 61 anni, uno deceduto a Careggi, l'altro al Santo Stefano, poi una donna di 79 anni e una di 85 e tre uomini rispettivamente di 75, 81 e 90 anni, tutti morti dopo il ricovero in ospedale a Prato. Tra i nuovi contagi invece anche oggi, come già avvenuto nei giorni scorsi, è forte la presenza di cittadini di nazionalità cinese. Intanto sale il numero di casi in Toscana con i 1.631 positivi, età media 45 anni, scoperti dall'analisi di quasi 29.000 tamponi tra molecolari antigenici rapidi. Di questi il 5,7% è risultato positivo, con il tasso che sale al 14,7% se prendiamo in esame le prime diagnosi, e crescono anche le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid negli ospedali toscani.